realizzare dei ciondoli con le conchiglie senza doverle forare, quindi senza utilizzare né trapano né attrezzi particolari, e quindi prendendo solo le conchiglie che vogliamo, chiodini dalla testa piatta, colla a caldo e pinze per hobbistica. Ci basterà scegliere le conchiglie che preferiamo, riempirle di colla a caldo, inserire il chiodino all'interno e trovare il punto dove si incastra e quindi si blocca. Lasciamo che la colla si raffreddi e nel frattempo prepariamo tutte le altre conchiglie che vogliamo far diventare dei ciondoli. Facciamo raffreddare anche questi e poi facciamo il gancetto. Per farlo prendiamo quindi il chiodino, lo pieghiamo, tagliamo via l'eccesso e facciamo un occhiello. Con la testa piatta possiamo usare anche i pezzetti avanzati da altri chiodini o del filo metallico, purché su un'estremità facciamo una piccola piegatura che funzionerà come la testa del chiodino. Con questo metodo creare dei pendenti così diventa facilissimo e per nulla impegnativo, perché non tutti abbiamo in casa trapanini o attrezzi specifici e nonostante questo non dovremo più privarci di realizzare tutti gli accessori marini che più ci piacciono. Spero tanto che questo mio metodo alternativo vi piaccia e che vi possa essere quindi utile per tutti i vostri lavoretti ispirati al mare. Io vi mando un grosso bacio e non vedo l'ora di leggervi e di scoprire cosa ne pensate. Non dimenticate di lasciare un like e di condividere il video con le vostre amiche e i vostri amici e se non siete ancora iscritti al mio canale, cliccando sull'iconcina potrete subito farlo e restare sempre in contatto con me e con i miei spunti creativi. Ciao ed a prestissimo!